Sarà un congresso vero in cui decideranno sul futuro del partito non solo le tessere ma anche i militanti. Così il presidente emerito del Senato Franco Marini si esprime sulla corsa alla leadership del Partito Democratico. Marini, assieme ad una parte del gruppo dirigente abruzzese del partito, tra cui il responsabile nazionale Giustizia Tenaglia, sostiene la candidatura di Dario Franceschini, anche se in Abruzzo, ha ricordato, le due mozioni principali hanno trovato una perfetta intesa nel sostenere Silvio Paolucci alla segreteria regionale. È un congresso vero. Io credo che ci sono due candidati che hanno chance per vincere. Io sostengo Franceschini, ma c'è anche Bersani, che è un uomo del nostro partito di spicco, un uomo importante. Quindi il congresso dà innanzitutto vitalità alla struttura di partito. I militanti si sentono coinvolti, decidono loro con le primarie, anche i simpatizzanti, chi sarà il segretario. Questo darà al segretario grande autorevolezza e di questo abbiamo bisogno. Non sarà un congresso, ha aggiunto, in cui il PD guarderà soltanto al proprio interno, ma il rilancio della forza principale di opposizione si concretizzerà in proposta concreta di governo. Io credo che insomma abbiamo un mese ancora e la politica italiana bolle. Qualcuno dice il Partito Democratico fa il congresso ma ci sono grandi questioni. Ma questa è una pratica fondamentale della democrazia, no? Non è che lo inventa un gruppetto il segretario. Allora, questo è importante, ridare forza al partito e intanto anche nelle assemblee preparatorie del congresso parliamo delle questioni. Io oggi parlerò della crisi, parlerò un po' del partito, ma parlerò di cosa chiediamo con forza al governo e che il governo non fa in maniera sufficiente per vedere di porre rimedio ad una difficoltà che proprio in questi momenti in cui usciamo dalla crisi può aggravarsi almeno per i prossimi mesi, ed è quello la difesa del lavoro, anche in Abruzzo. La cassa integrazione è esplosa, la situazione delle nostre industrie la conosciamo, i contratti a termine, i contratti atipici per i giovani non vengono rinnovati. Questo vogliamo chiedere e intanto facciamo il nostro congresso.